Fiamme Oro, qui ci avviciniamo ancora di più su zona podio, anzi loro sul podio già ci sono salite sia gli estivi che gli invernali. Sono Enrica Piccoli e sull'avanti in questo caso, e Francesca Zunino, anche qui due compagne di nazionale. Coppia recentissima, nuotano insieme solo dal 2019, quindi... Bella l'apertura con Enrica Piccoli che è stata spinta. Colonna sonora di Suicide Squad, il brano da cui tratta e accompagna la routine. Una routine che abbiamo già visto nella passata stagione del 2019, ma che è stata migliorata in ogni aspetto ovviamente in vista del nuovo anno, delle nuove competizioni. Ain't no mercy, got that purple Lamborghini lurking. Rosé, don't you know that pussy worth it? Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Killers everywhere, it ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Coppia che è entrata in finale con punteggio anche lei di 87, quindi tre coppie veramente vicine con questo punteggio di 87. Sì, sono in tre, tra Piccoli e Zunino insieme alla coppia delle Fiamme Oro, l'altra di Ida Cavanna e quella della Marina Militare di Camillo Muro a giocarsi le medaglie. Adesso De Ida e Cavanna hanno sorpassato, sono rimaste come qualifica davanti alla coppia della Marina Militare. Molto molto vicina, mai così vicine tre coppie a giocarsi la medaglia, se vogliamo, d'argento, perché poi... E quindi sì, adesso si apre la battaglia per la medaglia d'argento. Loro, Piccoli e Zunino, erano sì, tre decimi avanti. Oggettivamente rispetto alla coppia leader, quella composta dalle doppiste azzurre Cerruti Ferro, c'erano troppi punti di differenza, oltre 5. Anche qui veramente si apre una bella battaglia per questa seconda posizione. Adesso rivediamo inquadrati Bonanni e Mariangela Perrupato, grandissima atleta, diventata mamma tra parentesi un anno e mezzo fa, ma una bella spinta di Enrica all'inizio, dove Francesca appunto la sollevava. Ricordiamo, non possono fare utilizzo del fondo vasca, altrimenti sono due punti di penalità. Fa un bel primo piano. Dal punto di vista tecnico si equivalgono. Forse come routine avevo preferito quella di De Ida e Cavanna, ma gusti personali. Loro hanno avuto sul penultima credo parte di gambe una leggera sfumatura negli angoli e nei tempi. Parlo di Enrica e di Francesca. Adesso vedremo come la giuria la recepisce, nel senso non era assolutamente disastrosa, ma è chiaro che qua stiamo basandoci su centesimi, quindi diventa sì. Stanno per sapere se sorpassano le compagne De Ida Cavanna o Piccoli e Zunino, rimangono dietro 88.76-67 e la vetta momentanea in attesa di Linda Cerruti. Allora 26 e 8 di esecuzione, 36.13 e 33 di impressione artistica, 26 e 5 di